Buonasera amici, questa sera siamo qui per parlarvi di un caso che mi sta molto a cuore. Il caso di Lucia Raso, una bellissima ragazza che ha perso la vita in circostanze davvero anomale, mentre si trovava in Germania perché era andata a trovare il fidanzato Christian Creo. Ora noi qui stasera abbiamo la mamma di Lucia, la signora Maria Xenia Sonato, e l'avvocato Pastianello Enrico che si occupa di rappresentare la famiglia nella vicenda di tipo giudiziario. Al momento noi ci stiamo opponendo in maniera piuttosto ferma alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Verona e a breve verrà fissata l'udienza dinanzi al GIP in cui discuteremo appunto tutte le consulenze tecniche, tra cui la mia che ha ricostruito tutta la vicenda e naturalmente l'opposizione di cui vi parleremo stasera che ha presentato l'avvocato Enrico Bastianello. Io però vorrei intanto che Xenia ci raccontasse chi era la sua Lucia, che tipo di ragazza era, che figlia era, che progetti aveva, perché effettivamente, insomma, il tipo di valutazione che ne fa la procura ci lascia molto perplessi sotto diversi profili. Xenia, chi era Lucia? Allora, Lucia era una ragazza molto estroversa, solare, piena di vita, molto generosa, lavorava in un negozio in centro a Verona, infatti tutte le clienti erano molto affezionate a lei, andavano quasi per parlare con lei e in contemporanea faceva una scuola di teatro. E poi aveva la passione anche della moda, aveva studiato a Firenze, università moda a Firenze, aveva fatto varie esperienze anche lavorative, e aveva fatto anche una sfilata con le sue creazioni di un atelier a Verona. Era una ragazza piena di vita e piena di talento, insomma. A un certo Sì, punto sì, conosce Christian. Lucia sì. all'epoca era più grande di Christian, comunque, aveva Sì, diversi esatto, sì. Lei aveva 36 anni e lui 29. anni. E, tanto che io non credevo molto in questa relazione, infatti ho pensato che sarebbe finita a breve, perché appunto questa differenza di età, poi era un ragazzo che non lavorava attualmente, e lei cercava in tutti i modi di aiutarlo anche a cercarsi un lavoro, lo accompagnava a fare colloqui. Però non riuscivo a trovare lavoro. Finché poi il lavoro però lo trova in Germania. Sì, e dopo va in Germania. Tanto che io ero anche contenta, perché in Germania, lontano, quando avevo una senz'altro Forse tu finirà. speravi che la distanza in qualche modo avrebbe portato a terminare questa relazione. Invece non va così. Lucia invece sembra molto presa da questo ragazzo, cerca di capire Sì. anche come se la sta cavando in Germania e lo va spesso a trovare. Sì, beh, è andata due volte, questa era la terza. No, la prima volta è andata e tornata, questa è stata la terza e dove è stata qualche giorno in più, perché al lavoro gli avevano dato dei giorni liberi a causa del virus che c'era, allora lavoravano meno e l'hanno pensato di dare più giorni. E lui da lì Sentiamo non non benissimo, riesci a alzare un pochino la voce perché altrimenti non riusciamo a capire quello che dici. Sì, ecco, e appunto va in Germania a trovare il ragazzo e da quella volta non è più tornata, non è tornata più. Arriviamo al dunque. Allora, Lucia cade in maniera abbastanza anomala dalla finestra dell'appartamento che Christian Treo condivideva peraltro con altri due coinquilini che erano presenti quella notte, ok? E su questo aspetto poi torniamo con l'avvocato Bastianello, che è un aspetto abbastanza centrale, anche le testimonianze di questi due ragazzi, le versioni fornite, insomma, sono degli aspetti che davvero non tornano sotto diversi profili. Ma l'aspetto, diciamo, centrale è questo. Tu come vieni a sapere che Lucia purtroppo è morta? Allora, vengo a saperlo, dopo un giorno arriva la polizia municipale a casa mia dicendo che hanno saputo dalla Farnesina che Lucia era deceduta a causa di un incidente all'Andosuit, in questo paese dove era andata. Io infatti chiedevo, ma come, un incidente come? Ma non sappiamo niente, ci hanno detto solo così, noi non sappiamo niente. Allora, noi ci siamo allarmati, sono tutti i familiari, abbiamo telefonato dappertutto, anche in Germania,
per capire, perché gli uffici erano tutti chiusi e non siamo riusciti a parlare con nessuno. Abbiamo telefonato anche al ragazzo, ma non rispondeva. E il ragazzo ha ritelefonato, però sono passate altre 2 ore da quando ci hanno avvisato. E ha telefonato con una voce normale, normalissimo, come se non fosse successo niente, e mi dice che lui era, qua parliamo delle 1:30 di notte, erano in camera assieme, e lui esce un attimo dalla stanza e quando rientra vede Lucia a carponi sulla finestra e scivola giù. Io quando ho sentito una così sono rimasta allibita, tanto che gli ho detto: ma vuoi farmi capire che te esci dalla stanza mentre lei cade giù dalla finestra? Cioè, è assurdo. Dopo non sono più riuscita a stare lucida. Comunque, una cosa è certa, a te questa versione non torna dall'inizio. No. Okay, non torna dall'inizio. Ti rivolgi prima a un altro legale, una diversa dall'avvocato Bastianello. Dopodiché, insomma, le cose non vanno come forse insomma, immaginavi, e arrivi all'avvocato Bastianello. Perché? Perché in Germania molto rapidamente liquidano per suicidio. In Germania, alla fine, loro parlano di una caduta, insomma, tra il suicidio e la caduta accidentale, fondamentalmente. Non indagano più di tanto. Però dicono che ci sono tanti punti oscuri. Sì, dicono che ci sono tanti punti oscuri, ma di fatto... bisognerebbe approfondire. Però di fatto non li approfondiscono loro, ok? No. Nonostante astrattamente il caso riguardava loro, anche come competenza territoriale. E qui chiami in causa proprio l'avvocato Bastianello. Sì. Quando prendi tu in carico la vicenda è già abbastanza... Insomma, già sono successe una serie di cose che un po' hanno rallentato, complicato la situazione. Raccontaci un attimo come è andata quando hai, insomma, ti è stato portato all'attenzione il caso e hai deciso di assumere l'incarico. Sì, è stato detto bene, nel senso che nel momento in cui io assumo la difesa, visto che molte attività di natura investigativa, che sarebbero secondo me la normale attività investigativa che dovrebbe essere fatta, non è stata fatta o comunque non è stata fatta in modo compiuto e in modo attento. Dico questo perché la vicenda si tinge di un giallo, perché abbiamo varie versioni rese dai 3 protagonisti, cioè dall'indagato, che è il fidanzato appunto di Lucia, e dagli altri 2 inquilini presenti nell'appartamento, i quali in sostanza, soprattutto per quanto riguarda la posizione del fidanzato, dà delle versioni contrastanti, dà delle versioni diverse sia alla polizia tedesca sia poi anche ai carabinieri di Verona una volta rientrato in Italia. Da qui la necessità da parte nostra di svolgere appunto un'attività investigativa che ha determinato lo svilupparsi di attività tecniche di investigazione anche con il tuo apporto, e che ha evidenziato in maniera molto puntuale, molto precisa, e abbiamo portato il tutto anche all'attenzione della procura, le contraddizioni appunto in cui è caduto il fidanzato nella ricostruzione di quelli che sono stati gli ultimi momenti di vita della ragazza. E, la lacuna secondo noi investigativa che abbiamo dovuto sopperire è di natura prevalentemente tecnica. Perché? Perché abbiamo eseguito un'attività di ricostruzione della dinamica della caduta, e questo al fine di capire se la caduta sia stata una caduta accidentale o provocata da terze persone, e l'esito di questa consulenza è un esito univoco per quanto riguarda la consulenza disposta da questa difesa, nel senso che è stato accertato che la ragazza è stata spinta dalla finestra anche in una maniera abbastanza violenta e decisa. Inoltre è stata fatta un'attività di analisi medico-legale delle risultanze che sono emerse, da cui si evince che la ragazza è stata colpita con un pugno
allo zigomo sinistro ha un'ecchimosi estesa all'avambraccio e ha anche una frattura dell'incisivo del dente. Lesioni che, è bene ribadirlo, non sono affatto compatibili con la precipitazione. Certo, assolutamente. Questo non lo diciamo neanche noi della difesa, noi avalliamo addirittura l'esito della consulenza del pubblico ministero, che poi è stata supportata anche da una nostra consulenza, ma sono dati di natura scientifici, riscontri di natura oggettivi che ricaviamo dall'analisi appunto della consulenza medico-legale disposta Che dal pubblico esclude ministero. che vi sia compatibilità tra la modalità con cui effettivamente Lucia impatta al suolo rispetto chiaramente alla lesività prodotta dalla precipitazione, che non può essere coerente con questo tipo di lesività che hai appena descritto, che è proprio una sede totalmente rimasta, diciamo, fuori dalla dinamica della precipitazione, perché parliamo in particolare dello zigomo del volto, dell'incisivo, e un segno che ben si concilia con un tentativo di appiccamento, Esattamente, sono tre riscontri scientifici di un'evidenza tale che, voglio dire, non sono neanche smentibili, neanche contrastabili. Tra l'altro, sono sovrapponibili anche alla ricostruzione che ha fatto uno degli inquilini, meglio tutti e due gli inquilini, che a un certo punto raccontano che durante la serata in cui i tre si sono trovati, il fidanzato della ragazza e questi due inquilini assieme appunto a Lucia, c'è stato un litigio, è sorto un litigio per motivi di gelosia, Ecco, il fondamentalmente. punto della gelosia vorrei affrontarlo con una certa, diciamo, Sì. impressione, perché agli atti ci sono numerose testimonianze che anch'io ho impiegato nella mia consulenza tecnica, dove l'aspetto, diciamo, legato proprio alla gelosia di Christian Treo è sufficientemente, diciamo, documentato, insomma, sotto questo profilo, no? Ci sono proprio amici che lo descrivono come follemente geloso per certi versi, c'è cioè una gelosia quasi ingovernabile sotto alcuni profili nei confronti di Lucia. Una gelosia che mal si concilia con il tipo di spiegazioni che da lui associati a una serie di condotte descritte dai coinquilini di Lucia quella sera. Mi spiego meglio: Lucia, diciamo, probabilmente anche un po' su di giri per quanto riguarda magari l'infezione di alcol, aveva un atteggiamento particolarmente socievole con i due coinquilini che aveva appena conosciuto, ok? Circostanza che difficilmente poteva essere valutata come normale o piacevole o accettabile da parte di Treo, sulla scorta di quelli che erano già stati tutta una serie di elementi da noi raccolti rispetto a altre vicende simili accadute a Verona nell'epoca immediatamente precedente a quella dei fatti, in cui per molto meno lui aveva delle manifestazioni di gelosia molto importanti, ok? Perché questo è il punto centrale, cioè i quattro passano buona parte della serata insieme. Lucia fa una videochiamata al padre, dove tutto apparentemente tranquillo è con Christian dentro l'appartamento. A un certo punto, qualcosa evidentemente, il clima si raffredda all'interno della serata. Lucia e Christian vanno in camera di Christian, e da lì, poco dopo, Lucia, diciamo, perde la vita precipitando dalla finestra. E lui mette in campo una serie di condotte davvero anomale sotto questo profilo, tra cui quella di assentarsi per andare nella stanza dei coinquilini, che peraltro senza dire nulla a loro, per poi rientrare e a quel punto segnalare che Lucia sarebbe caduta di sotto in maniera del tutto autonoma. Okay? Queste sono un po' le informazioni che ci danno anche i coinquilini quando poi rendono tutta una serie di dichiarazioni. Purtroppo, e dico purtroppo, le dichiarazioni iniziali di questi due ragazzi non sono state esattamente molto coerenti, no, Enrico? Sì, ma allora non sono state coerenti fino a un certo punto, direi. Non sono state coerenti perché prese nel momento iniziale della tragedia che si è consumata improvvisamente a loro insaputa, sicuramente hanno avuto un iniziale tentennamento nel raccontare quello che è accaduto, che però questo tentennamento poi è stato ampiamente superato. È stato superato successivamente su una serie di riscontri, perché chiaramente Sì. all'inizio cercavano di tirarsi fuori dalla vicenda, insomma, no? È anche Certo, abbastanza grosso. diciamo che questo può essere anche un atteggiamento, come dire, un po' istintivo, anche irrazionale, che può avere anche una sua, come dire, compatibilità.
Però ecco, questo tentennamento iniziale poi è stato superato perché hanno appunto raccontato questo innesco della gelosia in capo al fidanzato, che ha determinato poi comportamenti non solo che si sono tradotti, declinati in aggressioni fisiche, quelle aggressioni fisiche che poi sono state riscontrate, ma addirittura anche verbalmente, perché ci raccontano i due coinquilini che a un certo punto Lucia dice: ma io ho paura che questo ragazzo mi ammazzi. E quindi, tra l'altro, questa forma di gelosia che poi succede poco prima. Succede poco prima del fatto. E diciamo, la gelosia che poi, come dire, dà il colore alla vicenda, dà l'innesco alla vicenda, e in termini giuridici rappresenta un po' il movente, no, della condotta della persona. L'innesco è dato dalla gelosia che nasce in quel momento lì e che fa, come dire, degenerare poi il comportamento del treo in quello che poi è stata una tragica conseguenza. Tra l'altro, di questa gelosia non è, come dire, una costruzione che facciamo noi o che in qualche maniera andiamo a cercare, ma in maniera del tutto laica e oggettiva, anche questo come dato di riscontro, è lo stesso treo che in varie dichiarazioni rese, addirittura ai carabinieri o anche in altre trasmissioni televisive che fece, dichiarò che il rapporto comunque con la povera Lucia era un rapporto connotato da una forte gelosia, e questa gelosia è stata anche, come dire, confermata da tutta l'attività di indagine che è stata fatta in modo approfondito, in modo ampio, anche nei confronti degli amici che frequentavano i due ragazzi. Gelosia che poi, come dire, si è tramutata, si è consolidata proprio quella sera lì, e guarda caso è, come dire, il filo conduttore di tutta la condotta che ha avuto il treo e di tutto il modo di relazionarsi che ha avuto il treo con Lucia prima che accadesse il tragico. E quindi direi che i dati oggettivi sono evidenti. A fronte di questo c'è anche un altro dato oggettivo che la stessa procura si sovrappone nella valutazione a quello che riteniamo noi, che il treo comunque non ci dice la verità. Non ci dice la verità perché è stato sentito varie volte dalla polizia tedesca e poi successivamente, una volta rientrato, anche dai carabinieri di Verona, e ci dà delle versioni diverse. Ogni volta aggiunge qualcosa di nuovo che non ha riscontro rispetto alle dichiarazioni rese dai due coinquilini, e soprattutto evidenzia nelle sue narrazioni un punto nero, un buco, diciamo, di narrazione, perché lui, nel momento in cui dovrebbe dirci cosa è successo quando Lucia è insieme a lui nella stanza, cosa è successo prima che Lucia cadesse dalla stanza, lui non ce lo dice, non ci racconta nulla. Non sappiamo quali siano state le condotte di Lucia né del treo nei momenti che hanno preceduto la caduta di Lucia. Mi pare questo un elemento, come dire, di una criticità investigativa, ovviamente, perché è un aspetto che comunque andava approfondito e comunque poteva essere un elemento, diciamo, che andava in qualche maniera a corroborare, a dare ancora più forza a quelli che sono i... Diciamo, abbiamo degli elementi abbastanza solidi, sì, a mio modo di vedere. La precipitazione che non può essere avvenuta, secondo la ricostruzione chiaramente ingegneristica, sulla scorta delle indicazioni che fornisce Treo. Cioè, non può essere andata, come dice lui, secondo la nostra consulenza tecnica, che naturalmente poi sarà vagliata dal GIP. Il quadro personologico di Lucia non è coerente con un gesto, diciamo, così incoerente, così disorganizzato, così folle di avvicinarsi a una finestra. Peraltro Lucia certamente quella sera aveva un tasso, diciamo, alcolemico abbastanza elevato, ma indubbiamente era una persona che è abituata a bere, perché era una ragazza che faceva spesso feste insieme con gli amici, non era certo la prima volta che beveva un po' di più e non era in condizioni così alterate di coscienza. Ci sono tutta una serie di versioni che non tornano in quello che dice Treo in diversi passaggi, e c'è questo buco temporale
che proprio è a ridosso della, di questo suo andare nella stanza dei, dei coinquilini senza dire nulla, senza dire nulla. E certo non per cercare Lucia, perché se eravate nella stessa stanza insieme non è che parliamo del palazzo di Versailles, ok? Quindi cosa ci vai a fare nella stanza dei tuoi coinquilini? Guarda caso proprio immediatamente, secondo noi, dopo che Lucia cade o che precipita. Secondo lui prima, anzi nel mentre, ma quello è un passaggio di pochi istanti ma estremamente significativi per dare una lettura completamente diversa dai fatti. Secondo noi quel passaggio verso la stanza dei, dei coinquilini era finalizzato a capire se avevano sentito qualcosa, se avevano capito che cosa fosse accaduto, secondo la nostra ricostruzione che abbiamo portato chiaramente all'attenzione della, della procura prima e del GIP poi. Secondo, chiaramente la procura, quello è un elemento invece che non ha questa, questo tipo di lettura. Secondo noi sì, perché non, non si spiega diversamente quel passaggio, cioè cosa ci vai a fare nella stanza dei tuoi coinquilini senza peraltro proferir parola? Sì, proprio c'è... guarda caso nel momento in cui Lucia la perdi uno di controllo un attimo e si butta giù dalla finestra, peraltro, cioè è piuttosto singolare come circostanza. E peraltro con tutta una serie di segni addosso che sono abbastanza anomali per una precipitazione di quel tipo, col tipo di impatto che ha avuto. Quindi noi puntiamo su elementi che sono comunque sostanzialmente oggettivi. E ci ha molto stupito che Treo derubricasse molto il clima che si era creato quella sera, perché per lui non era un problema che Lucia avesse anche confessato un tradimento, perché ci fu anche questo, no? Lucia quella sera, dando a quello che racconta le mie amiche, avrebbe addirittura confessato un tradimento. Certo, certo. E punto di caduta di tutto il ragionamento, da qualsiasi parte noi, come dire, lo iniziamo e lo terminiamo. E in questo punto di caduta sono i riscontri di natura scientifici, perché la prova fatta dal consulente circa le modalità della caduta, unita ai riscontri medici legali che sono, hanno evidenziato questa lesività non compatibile con la caduta, voglio dire, mi sembrano elementi così insuperabili che anche affiancante e comunque sì, sempre discontinuo del treno, ancora più rafforza un quadro veramente univoco in una direzione che non dà alternative a ricostruzioni francamente diverse. Certo, assolutamente, e questo è l'aspetto su cui noi vogliamo puntare, cioè quindi comunque la procura ha una visione probabilmente, diciamo, non così, forse non così completa come l'abbiamo noi, non lo so, forse alcuni dati non li ha letti nella stessa direzione in cui li abbiamo letti noi. Di fatto, diciamo, la richiesta di archiviazione, a nostro modo di vedere, offre diversi spunti critici. Cosa ne pensi, Enrico? Sì, a quella richiesta che ho posto. Diciamo che la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura si poggia essenzialmente su un dato di fatto squisitamente processuale, cioè si dice... il Treo non dice la verità, questo è un indizio del fatto che comunque lui in qualche maniera è coinvolto nella vicenda, però è un indizio non così grave, come si dice in termini giuridici, preciso, concordante, per portarlo a giudizio. Ma io dico che gran parte... noi sosteniamo esattamente il contrario, cioè che ci siano tanti elementi che sono proprio... Che è indispensabile affrontare nel contraddittorio tra le parti del dibattimento, cioè è una situazione che merita il vaglio di un processo, proprio perché ci sono tanti elementi che possono essere suscettibili di letture diverse, per carità, ma è fondamentale farlo nel contraddittorio tra le parti, l'unica garanzia possibile è un dibattimento. Ma non c'è dubbio, è chiaro che la maggior parte dei delitti sono di natura indiziaria, vero? Ed è ovvio che la sede deputata per come dire, svelare quello che è accaduto è la sede dibattimentale, è il contraddittorio tra le parti. Ora, come dire, arrestare una notizia di reato, una vicenda del genere, prima ancora che si possa svelare tutto quello che... E i riscontri che noi abbiamo verificato nell'ambito dibattimentale, che mi sembra una cosa, come dire, un po' anomala, comunque non sicuramente dalla parte nostra non condivisibile e non accettabile.
Assolutamente, ma questo è un po' intuitivo. Segna, tu da lì sei convinta che tua figlia non si sia buttata volontariamente da lì, anche considerando una situazione magari alterata dalla funzione di alcolici, ma tua figlia era abituata, era una ragazza che comunque faceva festa spesso, era sempre comunque in compagnia, era una persona abituata insomma a bere, non era una persona che perdeva il controllo fino al punto da buttarsi da una finestra, insomma. E dopo il treo dà tre versioni diverse, mentre i due testimoni danno sempre la stessa versione fino al punto cruciale. Il treo spiega più bene il prima e il dopo, e come dice l'avvocato, nel punto cruciale non dice niente. Sì, è quello il passaggio che poi di fatto lui non spiega, cioè che ce lo dicono, ce lo riferiscono sostanzialmente principalmente i due coinquilini. Lui quel passaggio lì dice: stavo cercando Lucia, però è totalmente incoerente, anche perché cioè è in camera, non Lucia, dovrebbe essere in camera, quindi cioè, non è che parliamo di una camera di 800 metri quadri, siamo, parliamo di una camera normale, un appartamento normale, dove è un po' difficile che non vedi se c'è qualcuno. Okay, quindi è un aspetto che qua sicuramente che non ci ha minimamente convinto come spiegazione alternativa. Io, come pensai, ho ricostruito proprio in maniera millimetrica, secondo per secondo, tutto quello che è accaduto e tutti i vari passaggi che poi sono susseguiti dal momento in cui Lucia, diciamo, entra in stanza con lui fondamentalmente. Per cui è chiaro che ad oggi sono tanti aspetti, con tutta una serie di aspetti che possono essere approfonditi e che potrebbero essere approfonditi nella sede naturale, cioè perché oggi dare veramente, cioè sciogliere le varie riserve sui vari punti oscuri di questa storia diventa difficile solo con gli elementi che abbiamo. Probabilmente la possibilità anche da parte nostra di controesaminare l'imputato, se mai ci sarà, o il principale indagato e in particolare i due, diciamo, coinquilini, indubbiamente, per carità, per quanto le domande siano state fatte, noi ne avremo delle altre da fare, certo. Ci auguriamo di avere la possibilità di farlo nel contraddittorio tra le parti, in modo tale che ognuno possa avere il diritto di difendersi e di fornire tutte le indicazioni del caso. Vediamo certo. cosa riterrà il GIP, naturalmente cerchiamo di mantenere insomma ottimismo su questo. La richiesta di opposizione è data, nel modo di vedere, tutta una serie di elementi che non possono essere liquidati frettolosamente. Gli elementi portati in particolare per quanto riguarda la ricostruzione di tutto quello che è accaduto quella sera all'interno dell'appartamento e la precipitazione, che secondo il nostro esperto non può essere avvenuta, perché per poter, diciamo, precipitare nel punto in cui poi è stata ritrovata doveva esserci necessariamente applicazione di una forza che non può essere quella, diciamo, di un soggetto che scivola a terra. Quindi se questo è, insomma, se la nostra impostazione è corretta, ci aspettiamo chiaramente poter proseguire nella valutazione di questo caso, e l'augurio chiaramente è quello di ottenere verità e giustizia per Lucia, che ad oggi è una ragazza morta veramente in circostanze davvero strane e anomale, e che effettivamente non ha ricevuto, soprattutto per quanto riguarda le autorità tedesche, tutta l'attenzione che meritava, perché l'ha abbastanza liquidata velocemente la questione, senza troppi fronzoli, mettiamola così. Non è la prima volta che accade che in un paese limitrofo al nostro, insomma, forse tutta l'attenzione dovuta ai casi viene assegnata. Ricordo il caso di Martina Rossi, deceduta in Spagna, lì liquidarono frettolosamente il caso per suicidio, quando in realtà invece è successo ben altro, che ha portato poi in Italia a tutta una serie di sviluppi estremamente diversi e diametralmente opposti a quelli dove effettivamente si erano stimati gli inquilini spagnoli. Riteniamo che anche per Lucia possa essere scritto un finale diverso, e quindi ci auguriamo di poter contribuire a scriverlo. Tu so che sei in prima linea, non hai mai smesso un attimo di cercare di portare attenzione sul caso di tua figlia, e ancora oggi sei impegnatissima nel comunque reperire più informazioni possibili. In questo sicuramente la tua determinazione, insomma, ha portato comunque una serie di approfondimenti che forse diversamente non sarebbero stati espletati. Come spesso accade, le famiglie sono spesso delle persone in circostanze misteriose, sono determinanti per riuscire poi a dare linfa anche al sistema giustizia. In questo caso è stata una madre estremamente che ha affrontato il dolore intenso, ma mantenendo lucidità e determinazione.
Avvocato Bastianello, a te lascio le conclusioni di questo nostro spazio, che altro non è che un modo per parlarvi di questa vicenda e mantenere vivo l'interesse nei confronti di Lucia e di ciò che è accaduto quando purtroppo ha fatto. Sì, io mi auguro, la famiglia si augura che di fronte a queste risultanze, a queste cose che abbiamo detto, quantomeno ci sia la possibilità di sviluppare un contraddittorio nell'ambito di un procedimento penale vero e proprio. E questo, come dire, renderebbe giustizia anche a Lucia, renderebbe giustizia anche alla famiglia di capire cosa è successo esattamente a Lucia, quali sono stati gli ultimi momenti di vita di Lucia, cosa in realtà è accaduto, perché liquidare il tutto come vuole fare l'indagato, dicendo che è un incidente, beh, se è un incidente, allora l'incidente si spiega dall'A alla Z, che ci dica cosa è successo, ma siccome non ci dice, ci crea un vuoto proprio nel momento in cui questo, a suo dire, incidente sarebbe accaduto, è fatalità, proprio in quel momento lì, lui si allontana dalla sua responsabilità anche narrativa, perché addirittura non ci dice nulla di quello che è accaduto. Ecco, io mi auguro che a fronte di tutta la comunità compiuta, perché giustamente, come è stato detto, la linfa tante volte la deve dare la famiglia, la deve dare con la sua determinazione, con la sua attività, e questa attività che è stata eseguita possa in qualche maniera portarci quantomeno a sviluppare un contraddittorio se di disattivare. Sì, noi ci auguriamo di avere l'occasione di affrontare tutti i punti oscuri in un processo, nel pieno contraddittorio tra le parti, in modo tale che chiunque possa chiaramente usare le argomentazioni che ha e chiarire tutti i punti oscuri. Questa ragazza non merita più, merita comunque sia di capire bene che cosa è accaduto e se davvero, come ipotizziamo noi, qualcuno l'ha fatto del male, insomma. Per cui, amici, grazie per averci seguito questa sera, continueremo a parlarvi del caso di Lucia e continueremo ad aggiornarvi su quelli che saranno le evoluzioni di questa vicenda. Ci auguriamo presto di darvi buone notizie. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Grazie.